In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Intanto, Parallelo 42 direi su che le Artrigo. previsioni e gli auspici di Marinetti in parte hanno avuto ragione, perché il modello museale ottocentesco è stato effettivamente distrutto e superato. Quindi diciamo che Marinetti ha un po' aperto il dibattito sul ruolo del museo e indubbiamente ha avuto il merito di rendere dinamico il progetto museale. Oggi i musei sono in realtà delle grandi fabbriche di cultura. Questo vale per i musei d'arte contemporanea in particolar modo, ma anche per i musei storici, per i musei di scienze naturali. Quindi, Non posso che anzi, se calcare, devo dire la verità, sono i forse. resti di alghe che vivono in tutti gli oceani, sono alghe planctoniche e quindi sono alla base della catena alimentare, svolgono la fotosintesi e oltre a formare la cellula si ricoprono di placchette di calcite che dopo la morte cadono sul fondo degli oceani e costituiscono i sedimenti oceanici. E così, quando mi sono messa a studiare questi nanofossili, ho scoperto che potevo datare le rocce, quindi questa roccia bianca si è formata tra 140 e 120 milioni di anni fa, praticamente in tutti gli oceani. E poi ho capito anche Che che potevo meraviglia! Penso che usare. queste conoscenze ti cambiano proprio la vita. È fantastica questa cosa. In un precedente incontro, lo scienziato Danovaro diceva che in realtà una minuscola parte degli oceani profondi dove c'è la maggiore produzione proprio di vita è studiata, cioè il resto è completamente Diciamo le grandi sconosciuto. catene, la catena Anche. alpina, la catena Certo. himalayana e tante altre sono il risultato della morte di oceani che si sono aperti e a un certo punto Questo si era sono appunto un piccolo richiusi. aneddoto che è anche abbastanza buffo, perché una delle prime mostre che io ho curato con un grande artista, che oggi purtroppo è scomparso, che è stato Mario Merz, che è uno dei grandi padri dell'arte povera, una delle cose più affascinanti, credo di avere anche un paio di fotografie, è lui che cammina sulle ombre dei dinosauri che sono stati appunto trovate poco distanti da Trento. E c'è questa immagine di questo grande La vecchio della poesia. pittura La ricerca italiana. artistica ha contribuito molto più di quanto sia generalmente riconosciuto al progresso della collettività. Penso al neoimpressionismo che interpreta e diffonde la teoria dei colori di Newton o all'ironia di Duchamp che sposta la ricerca sul pensiero all'impatto sociale dei Beatles. Poi lo storico curatore rende leggibile al pubblico la ricerca degli artisti. È più rivoluzionaria l'arte o la curatela? E quale contributo offre alla società il suo lavoro? Allora, come si suol dire in questi casi, mettetevi comodi. Credo Grazie. che la fase curatoriale sia una fase estremamente importante. Nel momento in cui in tutto il Novecento il processo artistico sposta l'attenzione dal piano formale al piano concettuale, quindi dal concetto di bellezza puramente estetica e quindi legata alla sua forma, lo sposta al piano del contenuto e quindi all'idea, è chiaro che si crea una frattura evidente dell'opera d'arte, tra l'opera d'arte e la fruizione dell'opera d'arte, in quanto non è più solo una visione, ma si richiede un processo molto più complesso, che è quello del ragionamento, del collegamento, eccetera, eccetera. È in questo innesto, in questo incrocio che si vanno a interagire tutte le altre discipline. Ecco, L'arte evoluzione. La comincia comunità ad. scientifica internazionale porta avanti la ricerca che negli anni a seguire, come l'arte, si diffonde nella società determinando il progresso dell'umanità. Lo sviluppo della conoscenza, diversamente dall'evoluzione tecnologica, determina sempre il miglioramento della qualità della vita quando amplia la consapevolezza. Ci parla delle interazioni tra vulcanesimo, CO2, paleoclima, dinamica dei ecosistemi, quale contributo offre alla società il suo lavoro? In parole La semplici. biosfera Sì. gioca un ruolo fondamentale perché appunto tutti gli organismi vegetali terrestri, ma anche tutti i
gli organismi, chiamiamoli vegetali marini, quindi il fitoplancton e le alghe, continuamente assorbono CO2 dall'atmosfera, ma anche dall'atmosfera la CO2 entra negli oceani e quindi abbatte questo tenore di gas effetto serra. Ancora prima Con della la durata del fotosintesi, Giurassico. appunto, le Dolomiti che si sono formate nel Triassico erano delle enormi barriere coralline, atolli. Era l'apoteosi proprio di questi ambienti tropicali fino a latitudini anche medio alte, perché appunto c'era un clima molto molto caldo. E quindi studiando i fossili e i Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.